bisogna razionalizzare. Il bando che non è, è stato emesso dal Dipartimento Turismo, è emesso con i fondi del Dipartimento Turismo, ma è di gestione per il meccanismo del POR dal Dipartimento Cultura. Quello che dicevamo prima. Quello del MES, sì, non lo gestisce la mia struttura. No, voglio dire questo. Tenta di mettere ordine sulla legge 16, e qui Mario l'onorevole Pilla, Vagliardi, credo che lo sappia meglio di me, queste dinamiche, tentava di salvare una serie di grandi reti della Calabria che rischiano di saltare per questa eccessiva distribuzione di risorse. Io credo che, l'ho detto già al Presidente Boiero, che la politica degli spettacoli, delle manifestazioni varie, vada armonizzata e vada organizzata su temi che lancia la Calabria, un po' la regione stessa. Stavo guardando i grandi eventi storici, dal Carnevale del Pollino alla Sagra del Costume Albanese che c'ha 30 anni di vita, al Festival Jazz di Rocella e così via. Salvaguardando una serie di grandi eventi, io credo che la regione debba organizzare e pianificare il tipo di intervento. Per esempio, lo annuncio qui perché è una novità assoluta, avendo avuto un piccolo contributo dallo Stato di 120.000 euro per i Borghi Antichi, poi io ho trasformato con il mio gruppo di lavoro in questi 120.000 euro in circa 70 spettacoli che affidiamo a tutti i gruppi etnici della Calabria, quelli italo-albanesi, italo-greci o quelli che fanno musica popolare calabrese che viene lanciata nelle forme anche del professore. Cioè nel senso che lanciamo un tema preciso, l'identità calabrese, e con queste risorse, che sono proprio una fesseria rispetto alla quantità di... lanciamo un tema. Io penso che i prossimi anni dovrebbe essere organizzata così la programmazione. Salvare i grandi eventi che hanno richiami autonomi e sono conosciuti in tutto, diciamo, tutto il paese, e poi lanciare un tema ogni anno. Può essere il blues, può essere la musica napoletana, può essere la musica popolare, può essere il teatro diciamo classico. Si lancia un tema e si va avanti in questo modo. Io credo che ognuno ha i suoi compiti e uno deve imparare a fare la sua funzione, deve fare i suoi doveri. E questa è una regione dove sul turismo, un po' in Italia in generale, ma in questa regione in modo particolare, sul turismo fanno tutti come se fosse la squadra di calcio. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, no? E quindi qua si crea molto spesso una situazione dove sicuramente vede un'altra soluzione proposta rispetto all'altra, invece bisogna fidarsi. A chi bisogna fidarsi, degli esperti o comunque dei personalitari che si assumono la responsabilità di quello che fanno. Se sbaglio viene stigmatizzato, se fanno bene, bisogna che qualcuno gli riconosca il merito. Quindi, prima cosa, secondo me, potrebbe farsi questa. L'università, ne parlavo prima tra l'altro a passare con l'assessore, rispondo. E l'università fa formazione, sicuramente, perché tra l'altro abbiamo questo corso di laurea, devo dire. Partito molto bene nel 97, quando era 2-3, e invece risente molto del meccanismo del sistema universitario italiano, di questo cosiddetto 3+2, nell'affermarsi concretamente. Io credo che noi abbiamo grandi meriti, ma anche avuto come università grande, anche dovremmo farci alcun esame di coscienza su alcune questioni che non riguardano la formazione. Ciò nonostante, però, ci sono 200-400 persone che ogni anno entrano con sicuramente qualificazioni professionali diverse rispetto al passato e comunque esistenti. E quindi bisognerebbe che sia il mondo delle politiche che quello degli imprenditori gli diano più spazio, ma mi risulta che nel mercato spazio tra ogni anno in diversi. Invece l'università ha un altro, specialmente nell'ottica di istituzione, che è quello della ricerca. Certo, noi facciamo ricerca di base, io personalmente credo di fare anche ricerca applicata, ma la nostra finalità, la nostra missione è fare ricerca di base. Il 90% del territorio italiano è gestito dai piccoli comuni, il 90% della produzione, spesso per di eccellenza, è gestito dai piccoli comuni, però poi i piccoli comuni sono sempre pretermessi rispetto a ogni forma di legge, perché Castroville è vero, tante belle cose, però Castroville ha numeri, ha aziende, ha sponsor, che un piccolo comune che veramente non ha. Ma dice magari. No, ovviamente,
tutto in proporzione. Noi facciamo fatica spesso tra 1.000 euro, e quindi siamo arrivati con problemi diversi. Poi io non so se come riusciremo, vi auguro a tutti di riuscire nei vostri impegni come auguri, come auspicio. Che a differenza di altri settori, il turismo coinvolge tutta peculiarità della societas che gestisce o alla quale si rivolge l'esigenza e il compito di regolare il flusso turistico. E credo che sia fondamentale partire da una affermazione. Sì, Lenin mi chiama, cioè tutta la discussione fatta fino adesso e poi le sollecitazioni ultime di Lenin mi chiamano su più temi, ma cercherò di andare velocemente su alcune idee, alcuni concetti che sono stati tirati in ballo. Intanto la comunicazione, no? Oggi si parla, poco prima diceva il sindaco di Saracena, oggi ci raccontiamo cose che ci siamo raccontati anni fa e che ci racconteremo ancora probabilmente tra qualche anno. Ecco, questo è sinceramente un... lo dico da parte di chi, appunto, come dice lei, può leggere le cose dal punto di vista imprenditoriale o dal punto di vista di amministratore fino ad una passata esperienza, è scoraggiante per tutti. Scoraggiante per tutti nel senso che se oggi si assiste ad un mondo, come dire, ad un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni, che purtroppo c'è, e in buona parte anche per un difetto profondo di comunicazione non tanto verso l'esterno, che viene spesso improvvisata, come si diceva fino adesso, viene spesso così raffazzonata agli ultimi momenti, creando le prime edizioni, non rendendosi conto di quanto danno si stia facendo in quel momento a un territorio, no? Perché se Castrovillari, se altre città, se Vaccarizzo, se altri comuni hanno l'opportunità di arrivare alle 20esime, 25esime, 30esime edizioni, è perché hanno avuto l'intelligenza di capire che l'evento, per citare questo argomento per esempio, non è dell'amministratore, del sindaco, dell'assessore, ma l'evento è del territorio e può diventare un evento da valorizzare, da sfruttare per un imprenditore, che un imprenditore può dire ai suoi potenziali ospiti: guardate, venite da me perché a febbraio dell'anno prossimo ci sarà questo evento, e lo sa sicuramente che ci sarà perché... come dire, ogni amministrazione che si succeda ha l'intelligenza di continuare con lo stesso evento probabilmente negli stessi periodi e quindi può diventare veramente un attrattore turistico. La nostra legge sui sistemi turistici locali, innanzitutto sono d'accordo, è calata dall'alto, sarà una necessità di spesa, mi rendo conto, però sicuramente non coglie quello che è il problema vero. Io mi sono meravigliato nel momento in cui quasi per decreto e per volontà dei sindaci, che fregandosene completamente di tutti quelli che erano i segnali che venivano dall'impresa, che aveva altre intenzioni, sul sistema del Tirreno, per esempio, sono andati a costruire questo mega sistema turistico locale di tutto un arco, che avrà delle difficoltà di gestione da fare paura. Quando c'erano degli imprenditori che si sentivano in grado di creare sistema e rete di impresa, perché la differenza è lì, se non c'è una rete di imprese, il sistema turistico locale non ha senso. E a questo punto vi riporto un attimo al tema della serata, miei giovani amici. Turismo, virgola, Brand Italia e STL. Di turismo vi posso dire poco niente perché io vengo dal mondo del mattone. Però Brand Italia mi intriga, perché se l'intero arco alpino italiano fa quanto Ibiza, il Brand Italia è una mezza chiave. Non a caso, noi siamo passati da primi importatori di turisti indiscussi per oltre 25 anni, adesso siamo quinti e stiamo scivolando pericolosamente a fondo del sedile. Cioè, il sistema turistico locale deve essere territorio. Se non c'è territorio, non c'è turismo. Adesso ci sono messe insieme due cose, ma da ovunque viene, o ci viene calata dall'alto, dall'Europa, dalla regione, è una legge.